Molto rumore per nulla. Repliche accessibili dal 20 luglio al 1 agosto. Teatro Carignano, ore 21. Tutti i giorni, da martedì a domenica. Di William Shakespeare. Traduzione e adattamento Emanuele Aldrovandi. Regia Silvio Peroni. Con, in ordine alfabetico, Elena Aimone, Lorenzo Bartoli, Vittorio Camarota, Marta Cortellazzo Viel, Jacopo Crovella, Cristian Di Filippo, Fabrizio Falco, Maria Lombardo, Sara Putignano, Marcello Spinetta, Andrea Triaca, Jacopo Venturiero. Scenografie, Gregorio Zurla. Costumi, Veronica Pattuelli. Luci, Valerio Tiberi. Musiche, Oliviero Forni. Prodotto da Teatro Stabile di Torino, Teatro Nazionale. Durata dello spettacolo. 2 ore e 15 minuti, diviso in due tempi con intervallo. Personaggi principali. Leonato, governatore di Messina. Ero, figlia di Leonato. Beatrice, nipote di Leonato, suo tutore. Innogene, moglie di Leonato. Don Pedro, principe d'Aragona, vincitore della rivolta guidata da Don Juan. Don Juan, fratellastro di Don Pedro. Conte Claudio, soldato fedele di Don Pedro e innamorato di Ero. Benedetto, soldato fedele di Don Pedro. Ambientazione e trama. William Shakespeare ha scritto Molto rumore per nulla nella seconda metà del 1500 e fa parte delle sue commedie romantiche. Lo spettacolo è ambientato a Messina e si svolge in estate, in 4 giornate diverse. Tutti i personaggi si trovano nel palazzo del governatore Leonato. Don Pedro arriva a Messina dopo aver sconfitto il fratellastro Don Juan. Il conte Claudio e la figlia di Leonato si amano e si vogliono sposare. Don Juan, per vendicarsi, tende un tranello a Ero e poi la sbugiarda. Il conte Claudio incolpa Ero di essere una sguadrina. In secondo piano si svolge la storia d'amore tormentata tra Beatrice e Benedetto. La trama si interrompe con musiche cantate dal vivo in scena. Il regista.
Silvio Peroni, regista teatrale e direttore artistico di festival e rassegne culturali, ha esordito come regista a 22 anni. Ha sviluppato e approfondito l'interesse per la pedagogia teatrale. Conduce seminari in scuole, accademie e festival. Note di regia. I personaggi di Shakespeare giocano con le parole e spesso ne rimangono intrappolati. Non distinguono la realtà dall'apparenza o l'azione dalla parola. Molto rumore per nulla si interroga sul potere del linguaggio e su quanto esso possa condizionarci. Gli equivoci creati dalle parole possono generare gelosie o vendette. Una battuta fraintesa o manipolata può scatenare una violenza collettiva. Anche la legge si basa sul significato di una parola. Cos'è un furto? Cos'è un omicidio? Definire con una parola un reato significa anche definirne la pena. Se due persone non stabiliscono un vocabolario comune, probabilmente non riusciranno a relazionarsi tra loro. Alla fine, una parola è solo aria, un alito, il nulla, un nulla che può creare, ma anche distruggere.